Siamo appena tornati dalla laurea di Lorenzo, adesso ci facciamo un giro a Verona. Siamo anche in compagnia di Junay, eccolo qua. Sei hi Junay! Sì, hello! c'è un nuovo spettacolo sul Medioevo, eccolo qua. Eccolo qui. Probabilmente è roba medievale, comunque c'è gente che esagera, vedete. Sicuramente la prima cosa che noto quando arrivo da Trento a Verona è sicuramente il traffico. Qui c'è molto più traffico rispetto a Trento. Ok, stiamo entrando all'arena di Verona. Vediamo un attimino com'è, perché io non ci sono mai stato, deve essere una figata. Wow, che bello! Che bello. Ok, siamo in coda, stiamo per entrare nella casa di Giulietta. Questa è la casa di Giulietta, lì c'è il balcone, lì c'è... ci sono due Giuliette. Io non ci credo, cioè incontra ovunque pakistani, eccolo. Guardatelo. Ok, fotografia, diritto, sguardo da cerbiatto, perfetto. È uscita? No. Sì. Non è ancora uscita? Ok Mari, un primo impatto su Verona. Allora, per adesso è una bella città, molto pittoresca, molto romantica. Consiglio a tutti di visitarla. Wow, che sponsor. Adesso ci imboccheremo un matrimonio. Ok, stiamo assistendo a un matrimonio. Abusivamente. Guardate ragazzi che bello, però il Duomo di Verona è bellissimo. Fantastico, qui c'è il matrimonio, tutta la gente, e lì c'è Giulia che sta guardando cosa sta succedendo. Ma scusa, attaccata alla macchina degli sposi, cioè che cosa sta facendo? Ok, questo è Castelvecchio, molto molto bello. Dacci qualche informazione sul posto. Dopo che Napoleone era entrato a Verona, ci ha lasciato una piccola guarnigione e i veronesi si erano rivoltati e quindi i francesi rimasti si erano richiusi dentro il castello. Nel frattempo... Mezza giornata viene passata a dire dove è finito Junay, sparisce sempre. Ok, si vede a distanza, eccolo lì nascosto. Dormimo? Ok, ci siamo scelti alcuni gelati e poi arriva Junay con questa bomba. Spang! Sicuramente una cosa figa di Verona sono le vetrine. Finita la giornata a Verona, siamo stremati e adesso si torna a Trento.